sempre. Sempre una promessa interessante, se non fosse per l'intoppo di durare un po'. La storia del nostro gruppo si nutre di leggenda, perché è una storia che risale a 100 anni fa, però poi i membri, perché noi siamo dei veri membri del gruppo, poi giustamente sai, le cose cambiano, come diceva Gabriele Visco. E praticamente ci conosciamo da sempre, da quando eravamo piccoli. Però noi siamo un gruppo a chilometro zero, quindi siamo tutti di Lanciano, tranne Andrea Di Giambattista, che nei pressi di Scafa. Sì. Quando lo dobbiamo riportare vuole sempre che allunghiamo la strada. Per venato. Sei una palla, lo chissà se lei lo sa che io lo so, anche se non c'ero. Eravamo ubriachi, però non ce ne vantiamo, altrimenti facciamo pubblicità sprogresso. E se eravamo appunto nel pronto soccorso, tra una risata di chi sarà fatto meno male, era sabato sera, c'erano venuti a trovare al pronto soccorso tutta una serie di amici che erano tutti ubriachi e poi hanno fatto anche a botte tra di loro. Insomma, è successo un casino nell'ospedale. E ci siamo dati questo nome col senno di poi. Statisticamente i materassi durano molto di più. Siamo stati a Berlino e a Budapest, allo Ziget e al Popcom. Dello Ziget vorrei che ne parlasse Nicola, perché quelle sono le sue zone. Lui è un tipo che frequenta molto l'Est Europa, ma non per la prostituzione, per la birra e per la valigia. Io sono di origine slava, mi piace l'Est Europa e siamo stati benissimo accolti dal popolo magiaro. Purtroppo però lo Ziget Festival è un po' troppo internazionalizzato e costa un po' troppo, quindi gli amici ungheresi non hanno soldi per partecipare. Invece noi sì, perché non pagavamo niente. E abbiamo fatto entrare un po' di persone ungheresi, amici nostri. Lì hanno una visione della musica, secondo me, un po' più energetica. Infatti, capito, magari noi cantavamo in italiano, comunque non ci conoscevano, però dal primo accordo tutti che ballano, pogano, si buttano per terra, mentre il pubblico italiano è un po' più, a me questa cosa sinceramente mi piace, è un po' più attento. Cioè, insomma, ci vuole bisogno, è un po' come in amore, no? Bisogna un po' conoscersi, avere una certa fiducia e poi scopri. Il pubblico italiano è anche attento a quello che dice, un po' più poeta, no? Noi siamo una nazione un po' più di letterati, no? E quindi ascolta molto quello che dice, come lo dice, critica molto. Questa è una cosa a volte positiva, molto positiva, ma a volte un pochino negativa. A me piace. Lo sai per salvarmi dove devo andare nel mio stomaco. Un disco molto triste, a dire la verità. Anche questo io dissento. Disse, non è triste? No. Cosa fai? Dissento. Ci ho capito caso. No, i testi anche lì sono tirati, sono pauperistici. No, sono anche divertenti, secondo me musicalmente sì, molto divertenti. Un po' più profondo rispetto a uno. Ma io anche quando mi diverto sono sempre quella nota di malinconia, capito? Che poi la malinconia è la gioia della tristezza, come diceva una poetessa. Saluta ai fan di Urban Week, yeah! Ciao! Viva la pacchia, il pocchio! Suggerimento!